La Fondazione Biotecnopolo ha il presidente e il professor Marco Montorsi. Palio e giustizia, una proposta di legge per scongiurare il reato di rissa procedibile d'ufficio. Crisi ambientale, Marchettini e l'Università di Siena, non siamo più in cambiamento climatico, ma ormai in emergenza climatica. Vacanze pet friendly, il vademecum per andare all'estero con il cane, passaporto e vaccinazioni obbligatorie. Tutto questo e molto altro ancora fra poco all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Come avete sentito dai nostri titoli in apertura, la Fondazione Biotecnopolo ha il presidente e il professor Marco Montorsi. Il servizio. Il professore Marco Montorsi è il nuovo presidente della Fondazione Biotecnopolo con sede a Siena. Dopo un lungo braccio di ferro, il CDA del neonato centro di ricerca finanziato dal governo ha nominato nei giorni scorsi il noto chirurgo al vertice del Biotecnopolo. Nessuna nota ufficiale dell'ente, fatto salvo il portale dello stesso Biotecnopolo, dove la notizia è data alla voce governance. Insieme a Montorsi nel CDA erano già stati invece ufficializzati Delio Napoleone, Giorgio Parisi, Gianluca Polifrone e Annalisa Santucci. Proprio quest'ultima, senese, era la prima scelta indicata dall'onorevole di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti. Il deputato ha incontrato in maniera informale questa mattina il direttore scientifico del Biotecnopolo Rino Rappuoli, ma la governance dell'ente di ricerca, secondo quanto si apprende, non sarebbe stata al centro del confronto. Una nuova riunione del CDA dovrebbe invece essere calendarizzata già nella prossima settimana. Montorsi succede così a Silvio Aime dopo il cambio di governo Draghi-Meloni. Ieri la prima uscita ufficiale è sfuggita agli occhi dei più per il professor Montorsi nelle vesti di presidente del Biotecnopolo. Sono lieto di confermare la partecipazione della Fondazione Biotecnopolo di Siena al finanziamento del dottorato di interesse nazionale coordinato dall'Università di Siena sull'innovazione della diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico. Si legge in una nota dell'Università di Siena che presenta il dottorato nazionale coordinato dall'Università e cofinanziato dalla Fondazione Biotecnopolo. La nomina al vertice della Fondazione Biotecnopolo è arrivata a metà luglio, pochi giorni prima Montorsi ha lasciato la guida dell'Humanitas University. Responsabile dell'unità operativa di chirurgia generale e digestiva presso l'ospedale Humanitas di Milano, si è formato all'Università degli Studi di Torino nel 1978 in medicina e chirurgia e specializzatosi nel 1986 in chirurgia digestiva e ha lavorato presso l'ospedale maggiore policlinico di Milano dal 1993 al 1996 come professore associato e ordinario. Successivamente ha lavorato all'azienda ospedaliera universitaria San Paolo di Milano dal 1996 al 2004 e come professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Milano. Cambiamo adesso argomento e passiamo a parlare di palio e giustizia, una proposta di legge per scongiurare il reato di rissa procedibile d'ufficio. Cristian Lamorte. Una proposta di legge sul tavolo del ministro della giustizia Carlo Nordio è quella presentata dal deputato senese di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti e che mira a legiferare il reato di rissa se commesso nelle manifestazioni storiche come il palio. Si tratterebbe di inserire un comma all'articolo 588 del codice penale e che toglierebbe la procedibilità d'ufficio. Il reato sarebbe così perseguibile solo a seguito di querela. La proposta di legge potrebbe già essere presa in esame a settembre in Commissione Giustizia, per poi diventare realtà entro la fine dell'anno. La proposta è ben motivata e credo che non nulla osti, non ci siano delle controindicazioni, anche perché non è una proposta che va nel senso di diminuire la sicurezza o la legalità, semplicemente si cambia la procedibilità, il reato rimane. Il reato di rissa rimane, non è depenalizzato, semplicemente viene introdotta la procedibilità a querela di parte soltanto per determinati ambiti, quindi può essere appunto il palio come può essere qualsiasi altra manifestazione di carattere storico o rievocativo. Senta, però la querela scatta in automatico con 20 giorni di prognosi, che credo sia fra l'altro uno dei motivi per cui è scattato il processo, perlomeno il primo filone ai contradaioli. Quello ovviamente nella mia proposta c'è scritto che vale per le lesioni lievi, quando c'è una lesione che riporta una prognosi sopra i 20 giorni scatta un'altra fattispecie delittosa per cui si va d'ufficio e questo è chiaro, ovviamente si parla di lesioni lievi, quindi una lesione sopra i 20 giorni è una lesione importante, quindi è anche giusto che sia, come dire, che ritorni poi in essere la procedibilità d'ufficio. Quando ci sono lesioni lievi, credo nel palio, penso la maggior parte dei casi, a quel punto la procedibilità a querela mi sembrava la soluzione migliore, ecco.
E sempre in tema di giustizia, i vertici locali del partito di Giorgia Meloni hanno illustrato il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri. Cristiana Morte. Massimo rispetto dell'indagato durante il processo e massima certezza della pena se si arriva a condanna. Tempi più ristretti nei gradi di giudizio anche attraverso l'implementazione dei magistrati. Questi capisaldi del disegno di legge in materia di giustizia recentemente approvato in Consiglio dei Ministri secondo i vertici locali di Fratelli d'Italia. Una riforma targata a Ministro Nordio che secondo il partito di Giorgia Meloni è destinata a diventare una rivoluzione gentile ma ferma. Noi abbiamo rilevato che a volte la pena è proprio il subire il processo, cioè a volte anche appunto stare sui giornali, avere titoli di giornale, essere in qualche modo esposti mediaticamente a situazioni che poi potrebbero anche portare all'assoluzione. Quindi ecco, non sempre poi l'assoluzione restituisce una dignità anche reputazionale a chi ha subito un processo, per cui si tratta di aumentare le tutele agli indagati, anche da un punto di vista appunto di immagine, mediatico, eccetera, ma poi di avere la certezza che un condannato sconti la pena che il tribunale gli irrogherà. Tra i temi più dibattuti della riforma c'è l'abolizione dell'abuso di ufficio che Fratelli d'Italia spiega in numeri e nell'intento di snellire la capacità di indagine. Se io faccio un'indagine ampissima, impiego comunque risorse economiche, impiego tempo e arrivo in fondo e soprattutto i numeri ce ne parlano per quelli che sono i risultati degli ultimi 3-4 anni, ottengo in un'annualità su circa 200 sedi giudiziarie, al circa, se si può dire, 21 procedimenti effettivi che vanno al dibattimento per ogni sede giudiziaria, si capisce che impiegare risorse importanti per fare delle indagini per poi arrivare a non conseguire un risultato, sia per l'entità della pena ma sia perché non c'è specificità nella condotta della norma, chiaramente lo scopo, diciamo, dell'abrogazione sostanzialmente è questo. Cambiamo adesso argomento. Al via il tavolo permanente sulla sanità senese, ieri la prima riunione fra gli attori della sanità territoriale. Si è svolto il primo incontro del tavolo permanente sulla sanità senese che si riunirà ogni 2 mesi. A volerlo l'assessore alla sanità del comune di Siena, Giuseppe Giordano. Insieme a lui si sono riuniti anche il vice sindaco Michele Capitani e i principali attori della sanità territoriale, ovvero il presidente della commissione consiliare sanità del comune di Siena, Francesca Cesareo, il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, Antonio Barretta, il direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso, e il rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra, con il delegato sulla sanità Francesco Dotta. C'era la necessità di stabilire un metodo delle riunioni, quindi siamo rimasti innanzitutto d'accordo su questi aspetti, quello di riunirci normalmente ogni 2 mesi, di far sì che questo tavolo, a seconda degli argomenti trattati, anche su sollecitazioni che possono essere rappresentate anche al Comune, perché abbiamo fatto una serie di incontri preliminarmente alla riunione del tavolo con tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati e sono artefici della sanità senese e territoriale, anche quindi su sollecitazione di organizzazioni, associazioni, possono favorire la discussione al tavolo. È un tavolo anche di alert, già abbiamo avuto prima di questa riunione una problematica relativa alla distribuzione di alcuni farmaci relativi a patologie collegate al diabete, c'era stata una situazione di allerta e quindi abbiamo convocato tutte le parti in causa, anche altre, oltre quelle relative alle istituzioni menzionate, per affrontare questo tema di discussione. Il metodo vuole un pochino essere questo. Il prossimo incontro del tavolo verterà sul piano di programmazione integrata 2023-2025, sottoscritto dall'azienda ospedaliera e dall'ASL, che determina le strategie delle due principali istituzioni sanitarie presenti nel senese. Quindi le interazioni e le azioni comuni tra le due aziende per capire lo stato di attuazione di questo programma che riguarda il triennio 2003-2025 e quindi anche capire quali possono essere le sollecitazioni a realizzare le azioni previste o al limite modificarle da parte del Comune. Ancora sanità al centro del tavolo permanente, anche le liste d'attesa, il potenziamento delle cure intermedie.
Analizzare problemi, intavolare una discussione ed arrivare ad individuare soluzioni condivise. È questo lo scopo del tavolo permanente sulla sanità. Fra i punti salienti già sottoposti ieri all'attenzione degli attori della sanità territoriale, le liste di attesa, il potenziamento delle cure intermedie nel territorio senese, la centralità che il Comune deve avere nel percorso della sanità territoriale, come la volontà di individuare nel corso del mandato amministrativo un edificio da adibire a foresteria per i professionisti della sanità al fine di favorire la loro permanenza a Siena. Abbiamo attenzionato anche il problema del 118, convenendo con la direzione generale dell'azienda Toscana Sud-Est sulla comune volontà di individuare all'interno del comune di Siena un nuovo presidio che possa, in prospettiva futura, anche mettere insieme i diversi attori che sono coinvolti nella gestione dell'emergenza urgenza territoriale. Un altro tema attenzionato è quello dell'importanza delle cure intermedie e quindi questo probabilmente sarà oggetto anche di successivo studio e approfondimento. Poi nei vari incontri che ho avuto, abbiamo avuto anche preliminari al tavolo, un tema molto sentito è quello delle liste d'attesa e quindi anche questo problema sarà attenzionato. Partiremo dal piano strategico tra le due aziende perché l'integrazione territoriale e anche la necessità di collaborazione tra le due aziende è un tema fortemente sentito perché ognuno nell'esercizio dei propri ruoli, però è chiaro che rendere sinergiche le risorse e le attività di ciascuno è fondamentale, anche perché l'ospedale di Siena è un ospedale importante di secondo livello, ma è comunque l'ospedale del territorio, quindi ci aspettiamo l'alta specializzazione, ma grossa attesa c'è anche nel far sì e sempre più che sia anche l'ospedale di riferimento dei senesi in quelle che sono le pratiche quotidiane, insomma le necessità quotidiane. E non ci sono più vie d'uscita sulla crisi ambientale. Gli scienziati del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Siena da anni parlano di mutamenti climatici inequivocabili che oggi sono una vera e propria emergenza. Lorenzo Agnelli. La situazione è che non siamo in cambiamento climatico, siamo ormai sul pianeta Terra in emergenza climatica, cioè il cambiamento climatico è già in atto con una serie di fenomeni che ormai sono sfuggiti al controllo umano. Non c'è più un piano B, a dircelo da decenni sono gli ambientalisti, ma soprattutto la scienza e gli scienziati per cui i mutamenti climatici sono inequivocabili e con l'essere umano unico responsabile. Tra i primi a lanciare questo allarme sulla crisi climatica anche gli studiosi e professori del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Siena, che oggi spiegano anche la ragione dei recenti avvenimenti atmosferici che hanno diviso l'Italia in due tra incendi e alluvioni. Il pianeta sta estremizzando alcuni dei suoi fenomeni perché c'è un riscaldamento che provoca delle differenze di temperatura sia nel suolo, sia nell'atmosfera, sia nelle acque, che portano a un'estremizzazione dei fenomeni meteorologici. Quindi molto più vapore acqueo nella nostra atmosfera e quindi c'è un cambiamento dei modelli climatici e quindi da una parte abbiamo alluvioni, quindi intensificazione dei fenomeni appunto di pioggia, velocissimi, intensissimi, e dall'altra parte invece processi di desertificazione, perché il clima dipende appunto dai gradienti termici, dalle differenze di temperatura che sono presenti sul pianeta, che stanno completamente saltando. Ci abbiniamo poi qui la deforestazione, che ovviamente contribuisce a variare moltissimo, a cambiare quello che è la natura del suolo. Il tentare di raffigurare come nemici per definizione lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale è uno dei più gravi errori che la politica e gli economisti hanno compiuto, tanto da non aver creduto nella cosiddetta transizione ecologica. Questo approccio cieco della politica e dell'economia, che è preponderante su tutte le altre discipline, secondo me è qui il vero pericolo. La transizione ecologica viene vista come un pericolo e non come un'opportunità. E noi avremmo una bellissima e grande risorsa, siamo proiettati nel Mediterraneo, abbiamo il sole, invece questa famosa transizione verso le rinnovabili non parte, non si evolve come si dovrebbe. E poi se uno vede appunto la transizione ecologica, che non è una scelta, è una necessità, è chiaro,
abbiamo. Cioè, noi siamo in un momento critico del pianeta Terra in cui non abbiamo grandi scelte. Noi dobbiamo andare in certe direzioni, perché chi ne pagherà le conseguenze saranno le generazioni future. E sono molti coloro che scelgono di trascorrere le vacanze con il proprio cane. Se si decide di andare all'estero, però, c'è bisogno del passaporto anche per Fido, così come di alcune vaccinazioni obbligatorie. Queste sono delle informazioni utili che Viola Carignani tratterà anche questa sera a partire dalle 21:30 nella nuova puntata di In Salute. Intanto vediamoci il servizio. Tempo di vacanze, chi sceglie di farle con il proprio cane dovrà informarsi su quali trattamenti sanitari sono necessari per spostarsi sia in un'altra regione che all'estero. Le regole infatti sono diverse, come ci hanno spiegato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'ASL Toscana Sud-Est. Per viaggiare all'estero dipende, se noi viaggiamo nell'ambito dei paesi della Comunità Europea dobbiamo scortare il nostro amico a quattro zampe con il passaporto, sia che si tratti di un cane o anche di un gatto o di un furetto. Questi animali è sempre necessario che siano scortati da questo documento che ne garantisce l'identità e la presenza di le vaccinazioni, in particolar modo la vaccinazione della rabbia, che è obbligatoria e permette quindi che il passaporto per l'espatrio nell'ambito della Comunità Europea sia valido. Poi, se decidiamo di andare in altri paesi, quindi al di fuori dell'Europa, allora è sempre bene informarsi, ma parecchie settimane prima, presso i consolati o le ambasciate del paese dove intendiamo andare in vacanza. E questo perché? Perché ci sono alcuni paesi che richiedono requisiti molto restrittivi per poter portare il cane nel loro territorio, e quindi è sempre bene informarsi sulle condizioni e le vaccinazioni, i trattamenti che pretendono per l'espatrio. E per chi va in montagna, nelle regioni del nord Italia, è sempre bene avere per il nostro cane la vaccinazione antirabica. È consigliabile per chi si reca in alcune regioni, come ha detto prima, regioni in montagna, quindi ai confini con l'Austria, avere sempre la vaccinazione antirabica effettuata, in quanto sono territori dove spesso si sono rilevate positività negli animali selvatici, mi riferisco ad esempio alle volpi, positività a questo tipo di virus. Quindi è prudente, ma non obbligatorio, ma è prudente che i nostri cani siano vaccinati nei confronti del virus rabbia. E quindi vi ricordo che per approfondire maggiormente la notizia basterà seguire la puntata di In Salute di questa sera a partire dalle 21:30. Adesso invece una notizia di carattere regionale che riguarda il cambio di normativa in tema di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo. Ce ne parla Filippo Megliattini. In Toscana cambiano le regole per la cerca, la raccolta e la coltivazione del tartufo. Il Consiglio regionale ha stabilito la nuova normativa in materia. Le novità principali riguardano gli istituti del riconoscimento di tartufaia naturale controllata e quello della tartufaia coltivata, che saranno rivisti. L'introduzione per il conseguimento dell'idoneità alla cerca e alla raccolta tramite un percorso formativo con esame finale e il via libera all'istituto dell'area addestramento cani da tartufo. La nuova legge aggiorna una normativa che risale a circa 30 anni fa, c'era bisogno di aggiornarla, adeguarla e ammodernarla anche a quanto registriamo ad esempio sotto il profilo dei mutamenti climatici. Il nuovo calendario infatti sposta in avanti i termini per la raccolta del tartufo. Quello che è stato l'interesse oggetto di questa modifica di legge per le mutate condizioni della normativa nazionale, ovviamente, è stato quello di trovare un punto d'equilibrio che fosse il più possibile rispettoso sia di coloro che coltivano e che quindi hanno modalità di coltivazione tutto l'anno, sia per le persone che hanno la volontà di andare a fare una libera ricerca del tartufo nel territorio regionale. L'approvazione delle nuove norme è arrivata con 22 voti favorevoli espressi dai consiglieri del Partito Democratico, l'astensione di Fratelli d'Italia e Lega e il no di Italia Viva.
Ho votato convintamente contro perché a mio avviso il tartufo è un prodotto straordinario del territorio toscano, è una peculiarità unica del nostro territorio. Lasciare libera la raccolta e la fruizione senza una peculiarità, senza la coltivazione, senza il fatto che l'impresa e il lavoro possano trarne un vantaggio ovviamente collettivo, ma ovviamente a favore del lavoro, dell'impresa, delle opportunità che tanti giovani stanno facendo e vivendo nel territorio toscano, a mio avviso è un grave errore. Il Partito Democratico si è assunto una responsabilità pesantissima, rischia di distruggere la storia e la tradizione non soltanto della raccolta ma anche della cultura, del tartufo, del lavoro e della fatica dell'uomo. Adesso la Valdelsa, dopo gli investimenti sull'edilizia scolastica e la rigenerazione urbana di alcuni spazi cittadini, il comune di Poggibonsi ha iniziato un percorso di manutenzione, scusate, delle strade, 1 milione di euro, la cifra investita. Simone Demianturi. Importante decisione approvata nel Consiglio Comunale di Poggibonsi del 27 luglio. Operazione Strade si può titolare. Di fatto 1 milione di euro verrà stanziato per la manutenzione delle strade del territorio poggibonsese. Accanto ai cantieri aperti per le scuole e gli spazi urbani per i quali sono in ballo 10 milioni di euro, questo delle strade è un investimento fondamentale per sistemare alcune vie che ne hanno necessità. Tra l'altro questi sono lavori attesi e richiesti da tanti cittadini. Nuovi lavori e nuovi cantieri per la soddisfazione del sindaco David Bussagli, il quale ha riferito: in questi anni abbiamo scelto di investire in via prioritaria sulle scuole per renderle sicure e funzionali e su operazioni utili e innovative per concretizzare un'idea di città inclusiva, sostenibile a misura di cittadino. In questo la programmazione del PNRR ha rappresentato un'opportunità unica ed eccezionale che abbiamo accompagnato con progettualità, cofinanziamenti e operazioni di bilancio. Oggi abbiamo la ragionevole certezza del cammino positivo che hanno intrapreso queste opere e questo impegno che procede si accompagnerà nei prossimi mesi ad interventi puntuali sulle strade, ha chiuso il sindaco. Mense scolastiche Tanzania l'Africa chiama, questo il nome del progetto che prevede il supporto alimentare a quasi 5.000 bambini in grave difficoltà. Domani sera la raccolta fondi sarà la festa di Montemorli. Paolo, sabato 29 luglio con il gruppo Generazione di Sconvolti qui alla festa di liberazione a Montemorli ci sarà un concerto per beneficenza. Ho sfruttato l'occasione per sostenere un progetto che andrò a novembre, andrò di persona a sostenere, scusi il gioco di parole. Praticamente io riparto come volontario per l'Africa, c'ero già stato nel 2015 e quest'anno vado in Tanzania e vado a sostenere un progetto che si chiama Mense Scolastiche. E praticamente è un posto dove ci sono oltre 4.600 bambini che purtroppo sono in gravi difficoltà, non hanno un pasto garantito due volte a settimana e basta, quindi una situazione non molto carina. E ho organizzato una raccolta fondi per l'appunto proprio qui alla festa di liberazione sabato allestirò un banchino dove chiunque voglia contribuire può farlo lasciando la propria donazione e il proprio contributo. Oppure comunque parallelamente ho lanciato una raccolta fondi online sul portale Eppela. Comunque ci sono tutte le informazioni sull'evento su Facebook ad esempio, o comunque durante la serata chi parteciperà dirò tutto al banchino che allestirò. Passiamo adesso alla Val d'Orcia, nel weekend si alza il sipario sulla quinta edizione della posta letteraria di Radicofani, sentiamo tutti gli appuntamenti nel servizio di presentazione dell'evento. Il festival giunge quest'anno alla sua quinta edizione, 5 anni dell'associazione Piramide, 5 anni del festival La Posta Letteraria. Un piccolo grande traguardo che ci rende veramente molto felici, posso dirlo a nome di tutti i ragazzi dell'associazione. Si inizia questo sabato alle 16 con Ernesto Galli della Loggia, che presenta 8 vite italiane, edito da Marsilio, intervista Maurizio Boldrini. Si prosegue con Marco Barbello, che presenta Londra anni 20,
e intervista Simone Innocenti, il libro di Vervello edito da Bompiani. Si finisce alle 18 con Antonio Monda, giornalista, scrittore e già direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, che presenta un giallo ambientato a New York, come già i suoi precedenti libri, e si chiama Il numero è nulla, edito da Mondadori, ed intervista Federica Damiani. Sabato, domenica 30, alle 16, un incontro corale sulla Cina. Silvia Calamandrei presenta la sua autobiografia, Cina andate e ritorni, attraverso lo specchio, edizioni Storia e Letteratura. Danilo Taino presenta La guerra promessa, la contesa di Taiwan e il grande gioco dell'Indo-Pacifico, edito da Solferino. Intervista Anna Di Toro, professoressa dell'Unistrasi. Alle 17, Ferruccio Pinotti presenta Attacco allo Stato, la stagione delle stragi del 1993 e il codice Matteo Messina Denaro, edito da Solferino, e intervista Antonio Ferrari, storico, editorialista del Corriere della Sera e scrittore. Si conclude con un omaggio alla musica di Gino Castaldo, critico musicale e giornalista di Rai Radio 2 con il programma in onda Back to Back. E il titolo del libro è Il cielo bruciava le stelle, la stagione magica dei cantatori italiani, un omaggio a Dalla, De André, De Gregori, Guccini, Battiato, Battisti, un omaggio anche in musica che ci accompagnerà tra parole e musica. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ricordo che a seguire ci saranno le previsioni del tempo, mentre a partire dalle 21.30 una nuova puntata di In Salute con Viola Carignani. L'informazione locale torna domani a partire dalle 20.30.